Che tempo che fa con Fabio Fazio, salta il primo ospite su Rai 1. Fabio Fazio, per Che tempo che fa su Rai 1 salta il primo ospite. Il prossimo 24 settembre partirà, per la prima volta su Rai 1, la prossima edizione di Che tempo che fa, il programma condotto da Fabio Fazio. La settimana scorsa era arrivata dal vlog l'indiscrezione riguardante la presenza durante la prima puntata del programma del cantante irlandese Bono, all'anagrafe Paul Davidson, frontman degli U2. Sempre dallo stesso sito, però, apprendiamo che, pur essendo confermata la presenza del cantante tra gli ospiti della trasmissione, in realtà vedremo Bono soltanto a dicembre, intento a pubblicizzare Songs of Experience, l'ultimo album della rock band che, oltre a Bono, vede tra i componenti The Edge, nome d'arte di David Wayne Vance, come chitarrista, Larry Mullen Jr. come batterista e Adam Clayton come bassista. La presenza di Bono al debutto su Rai 1 della trasmissione condotta da Fazio è sembrata a tutti plausibile poiché il cantante era stato già ospite in passato di uno dei suoi programmi. Toccherà, allora, aspettare dicembre, ma nel frattempo i fan della rock band potranno ascoltare, da domani, il loro nuovo singolo You're the Best Thing About Me. Quindi, per quanto riguarda gli altri ospiti, non è ancora stato confermato alcun nome. Che tempo che fa, ancora nessun ospite per Fabio Fazio. Lo scorso giugno, la stagione televisiva per il programma Che tempo che fa condotto da Fabio Fazio si era conclusa nel migliore dei modi. Infatti, l'ultima puntata della 14ª edizione della trasmissione, introdotta da un sentito ringraziamento di Fazio sia alla rete Rai che a chiunque lo abbia supportato nel corso degli anni, e che ha visto tra gli ospiti anche il conduttore radiofonico Fiorello e l'ex calciatore Paolo Maldini, ha registrato un picco di share del 15,56, tenendo incollati allo schermo più di 3 milioni di telespettatori. Nonostante questo risultato, però, il programma ha trascorso un brutto momento quando Daria Bignardi, che è stata direttore di Rai 3 dal febbraio 2013 al luglio di quest'anno, aveva deciso di sostituire alla trasmissione di Fazio, in onda su questa rete dal 2003, il programma Petrolio. Fortunatamente, dopo pochi giorni, abbiamo appreso la notizia del passaggio di Che tempo che fa su Rai 1. Ad affiancare Fazio ci sarà ancora una volta la comica Luciana Littizzetto e vedremo com'è se la trasmissione riuscirà a fronteggiare la fiction L'isola di Pietro, in partenza su Canale 5 anch'essa dal 24 settembre, che prevede 6 puntate che segna il ritorno alla recitazione del cantante Gianni Morandi.